Molti di voi in questi mesi caldi stanno sicuramente già con la testa a fantasticare su stupende nuotate in acque limpide ed infrescanti o gite in barca solcando le onde. E molto probabilmente di Pasquale Riganello e del suo canale YouTube vi preoccuperete poco, ma io senza abbandonarmi a nessun tipo di impedimento continuerò a produrre i miei contenuti con assiduità sperando che siano apprezzati. Ma in modo diverso che illustrerò proprio in questo video, per cui nel video di oggi non solo buonanotte ai mercati, ma tutte le novità del canale che arrivano solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Luglio ed agosto sono per noi italiani sinonimo di mare o di montagna, o di vacanze in genere, di distacco dai nostri problemi, almeno in maniera momentanea. La possibilità di avere per una, due o per i più fortunati tre o quattro settimane di distacco completo dal nostro lavoro è un qualcosa di eccezionale. Di tempo da passare con i nostri cari nei posti che preferiamo, se così vo vogliamo dire, ho deciso per cui in questo periodo di rimodulare il palinsesto in modo da fornire ancora tanti contenuti, ma che siano meno pressanti. Prima di passare a buonanotte, mercati, quali sono le principali novità dei mesi di luglio ed agosto? Contando che poi da settembre vorrei comunque, in ogni caso, ritornare al normale palinsesto. La prima novità sono tre video a settimana, non mi vedrete più. 5 notifiche a settimana ma solo 3 pubblicherò per cui per tutti i mesi di luglio e agosto ogni lunedì, ogni mercoledì ed ogni venerdì. A settembre poi riprenderò con i 5 video a settimana e andrò anche a valutare se tenere sempre valido di farli da lunedì al venerdì oppure se spostare magari qualcosa nel fine settimana che vedo che molti miei colleghi fanno. La seconda novità riguarda Buonanotte Mercati, la rubrica che state guardando oggi che solitamente esce ogni lunedì invece non esce più ogni lunedì. Questo perché facendo pochi video voglio dare più spazio a contenuti formativi, soprattutto in funzione della educazione finanziaria che mi sta appassionando veramente tantissimo. A settembre poi andrò a valutare se continuare su questa scia o se riportarlo su ogni lunedì. Comunque uscirò ogni 15 giorni o magari al massimo ogni 3 settimane. Numero 3, riduzione dei link affiliati. Da educatore finanziario voglio sempre dare più un contesto formativo al canale. Resta inteso che io non ho l'obbligo di farlo, infatti non tutti i miei link spariranno, non tutti i link affiliati, ma sicuramente andrò a fare una cernita, una selezione più certosina con le aziende con le quali voglio andare a collaborare. Questo perché il canale per me è un'azienda, ma allo stesso tempo ogni azienda deve muoversi su linee etiche che combacino con la propria mission aziendale, anzi mission aziendale. Ora basta, per cui passiamo a Buonanotte Mercati ed ecco le notizie più importanti della settimana. La prima riguarda Berkshire Hathaway di Warren Buffett che ha dichiarato di aver acquistato altri 9,9 milioni di azioni di Occidental Petroleum, assegnandole una partecipazione del 17,4% della compagnia petrolifera. Berkshire ha pagato circa 582 milioni di dollari per le azioni che ha appena acquistato tra mercoledì e venerdì, secondo un deposito fatto venerdì sera presso la SEC, la Security of Exchange Commission degli Stati Uniti d'America. La società di Warren Buffett è il maggiore azionista di Occidental Petroleum che possiede 163,4 milioni di azioni per un valore totale di circa 9,9 miliardi di dollari. La sua partecipazione è di circa del 60% superiore a quella che ha Vanguard, il secondo maggiore azionista, secondo i dati di Refinitiv. Berkshire possiede anche Warrant per acquistare altri 83,9 milioni di azioni di Occidental Petroleum per 5 miliardi di dollari. Il prezzo delle azioni appunto della, di questa azienda, di Occidental Petroleum, è più che raddoppiato quest'anno, beneficiando anche degli acquisti di Berkshire e soprattutto dell'aumento dei prezzi del petrolio in seguito appunto dell'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'investimento di Berkshire ha spinto il mercato a ipotizzare che il conglomerato potrebbe eventualmente acquistare tutto il 100% di Occidental Petroleum. In un rapporto di ricerca del 23 giugno, l'analista di Choice Securities Neil Dingman ha visto una buona possibilità di un'acquisizione di Berkshire Hathaway una volta che Occidental Petroleum sarebbe diventato un credito di investment grade affermando che un acquisto aiuterebbe a diversificare il portafoglio energetico di Berkshire. La seconda notizia riguarda i prezzi globali del petrolio che potrebbero raggiungere una cifra stratosferica cosiddetta di 380 dollari al barile se le sanzioni statunitense ed europee spingessero la Russia ad infliggere tagli di rappresaglia alla produzione del greggio. Questo è quello che ha avvertito JP Morgan tramite alcuni dei suoi analisti. Le nazioni del G7 stanno mettendo a punto un complicato meccanismo per limitare il prezzo raggiunto dal petrolio russo nel tentativo di stringere le viti sulla macchina da guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Ma, data la solita posizione fiscale di Mosca, la nazione può comunque permettersi di ridurre la produzione giornaliera di greggio di 5 milioni di barili senza danneggiare eccessivamente la propria economia, ha scritto sempre l'analista di JP Morgan. Per gran parte del resto del mondo, tuttavia, i risultati potrebbero essere disastrosi. Un taglio di 3 milioni di barili alle forniture giornaliere spingerebbe i prezzi del greggio di riferimento a Londra a 190 dollari al barile, mentre lo scenario peggiore di 5 milioni potrebbe invece significare appunto, come si diceva all'inizio della notizia, un greggio allo stratosferico prezzo di 380 dollari a barile. La terza notizia riguarda Coinbase, l'exchange di criptovalute, che ha dichiarato venerdì che stava cercando di espandersi in alcuni mercati europei, anche se il mercato degli asset digitali continua a subire una flessione. La società è in procinto di espandersi in Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, ha affermato in un post sul blog, aggiungendo che mirava a lanciare i suoi prodotti al dettaglio istituzionali e per sviluppatori in tutti questi mercati. A giugno Coinbase ha tagliato 1100 posti di lavoro, costituendo quasi il 18% della sua forza lavoro. Vedremo come andrà ad evolversi il mercato cripto che in periodi come questi con forti cali tende a fare scomparire dal mercato tutti quegli exchange fuffa. O costruiti su eh, castelli di sabbia per così dire Celsius ne è un ultimo esempio ma sicuramente non sarà l'ultimo di tutti o quello che chiuderà il cerchio bene chiudiamo con le notizie e andiamo a parlare di numeri che questa settimana tornano a sondare i territori negativi che potevano essere addirittura veramente pessimi se non fosse stato per le ultime battute il mini recupero appunto di venerdì 1 luglio Indice peggiore è il Nasdaq che chiude la settimana con un meno 4,12%, seguito dall'SP 500 con un meno 2,21% e poi a seguire il Russell 2000 che chiude con un meno 2,15%, il meno peggio è il Dow Jones Industrial Average che chiude con un meno 1,29%. Per quanto riguarda gli indici mondiali, i, peggiore, anzi, i peggiori in assoluto sono i due indici russi. Portati giù dal primo default te tecnico dall'epoca degli zar, con l'RSTU che perde il meno 9,78% e il Moet che sperde il 7,73%. A seguire il Taiwan Weighted che lascia un meno 6,27%, indice migliori di Taiwan Lower Share che guadagna l'1,88% e poi le due borse cinesi: la prima con l'indice A50 che guadagna l'1,78% e poi il Dow Jones Shanghai. Che guadagna l'1,43%. Il nostro amato Fuzimib chiude la settimana perdendo il meno 3,46%. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, un discreto bilanciamento fra i settori positivi e quelli negativi. Quelli migliori sono la silvicottura, che guadagna un 4,7%, seguito dalle Utilities integrate con un più 4,5%, e a seguire a finire le Electric Utilities con un più 4% tondo tondo. Industrie peggiori invece sono quelle del lusso e dei semiconduttori, entrambi con la stessa perdita: 9,5% di segno meno, seguite dal settore auto con un meno 8,20% e poi dallo speciality retail con un meno 7,90%. Chiudiamo come sempre col mondo cripto, che tornano in territorio negativo. Fortemente legati ai mercati mondiali, in particolare a quello USA. In generale, il total crypto index stock market inclusivo di Bitcoin perde circa l'8,1% alla data di oggi 0207-2022, giorno in cui sto preparando questo video. Ethereum perde ad oggi il 15% meno Bitcoin si attesta attorno a una perdita del meno 10,5%. Fra le altre grandi perdite, anche Solana, che registra ad oggi una perdita del 22,45%, poi Polkadot, che lascia sul terreno anche un 18,72%. Anche Polygon e Avalance perdono rispettivamente il meno 24,4% e il meno 23,5%, settimana da dimenticare per le cripto. Bene, eccoci arrivati alla fine del mio aggiornamento dei mercati della settimana appena conclusasi. Dove ci porterà il futuro e i mercati e i rendimenti con questa rubrica che guarda al passato, cerchiamo come sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove ci vogliono portare nel futuro. Spero che questo contenuto sia sempre stato apprezzato e di gradimento e ovviamente se così fosse per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e anche per la mia soddisfazione personale. Inoltre, se sei nuovo iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Ti ricordo inoltre che se vuoi prenotare una call con me di educazione finanziaria, di gestione delle tue finanze, trovi il link qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo per un prossimo video. Ciao!